Sono Roberto Natalini e Chiara Valerio, tutte e due nascono matematici, e uno continua a fare il matematico e l'altra, diciamo, oggi invece scrive, è cresciuta, scrive ed è una delle nostre scrittori e scrittrici più di punta in questo momento, e loro parleranno di matematica e letteratura, penso che siano tra i più adatti, scusate, nel ciclo matematica e letteratura parlano di contare, vabbè scusate. E vediamo cosa ci racconta. Grazie. Avete bisogno? No, ce la fate da soli a continuare a presentarvi. Allora, volevo leggervi in anteprima un paio di pezzetti del mio prossimo romanzo che si intitola Almanacco del giorno prima e che uscirà il prossimo anno per Einaudi. E c'ha al centro un ragazzino, anzi un uomo di 35 anni, che però nella prima parte racconta la sua infanzia, che è un matematico, figlio di matematici. E l'ultima cosa che ho studiato in matematica all'Università di Napoli sono state le riassicurazioni, cioè le persone, modelli per, diciamo, sono le persone che a banche che comprano assicurazioni di fine vita di persone che non se la possono più pagare, le valutano, le acquisiscono, le mettono tutte insieme, le spezzettano per fare fondi di investimento di altre persone e da proporre ad altre persone, e poi quando le persone muoiono ovviamente incassano i premi, che è una forma di, a me piaceva perché era una forma di anime morte, mi sembrava che quando la letteratura è tale come Gogol allora anticipa la vita di 200 anni o di più, e questo mi aveva fatto, era l'ultima cosa che mi ero messa a studiare. Dopodiché un anno e mezzo fa è morto il professore con cui ho studiato il dottorato di ricerca e ho pensato che l'unica cortesia che potevo usare a me stessa era tumulare, l'unica tumulazione che conosco e che mi è concessa nelle parole, la mia vita di prima, che comunque mi aveva già rifiutato abbastanza, perché poi la matematica è cattiva da questo punto di vista, se tu non le dai attenzione, non è che sta lì ad aspettarti. E quindi niente, ho preso un pezzo sui conteggi. Bambino, il ragazzino Alessio Medrano ha una sola capacità, non capisce niente degli esseri umani, ha una vita sentimentale molto piatta, però ha sempre elencato da quando era bambino tutto, grande memoria, grande capacità elencativa. Le persone hanno paura della matematica perché hanno paura dei numeri. I numeri sono la base dei conteggi e degli elenchi. Gli elenchi contengono tutto, le proprietà e i debiti di un essere umano, i bisogni quotidiani e i desideri, passati e futuri, talvolta anche presenti. Gli elenchi contengono i vivi e i morti. Rosari, convoloi e misbà sono elenchi di preghiere, di richieste. Gli elenchi sono alla base del patrimonio di una persona, dell'insieme dei suoi crediti e dei suoi debiti, sono alla base delle recriminazioni e delle lodi. Quando si cambia casa o posto di lavoro, si fa ordine tra le cose da portarsi dietro e quelle da lasciare. Ti ricordi quando l'hai telefonato per portare via il lume da comodino e poi ti sei appoggiato su uno sgabello e ti sei messa a piangere? Mi hai detto ti sembrerò stupida, ma è la casa dove abbiamo vissuto per 20 anni e io sono rimasto zitto. Si elenca sempre tutto ciò che ha un valore reale, simbolico o affettivo e ciò che non ne ha. Quando una persona muore, mettendo in ordine, si fa un elenco delle cose che ha lasciato, che poi è quello che rimane, di lei o di lui. Gli elenchi sono vertiginosi, stabiliscono luoghi geografici e sono giochi di società. Chi butteresti dalla torre è un elenco. Salva me. E le classifiche sono elenchi. Dimmi che sono il primo, o almeno il primo degli ultimi. Le persone comprano in base a elenchi stilati da altri pagati per farlo e cedono ogni giorno al fascino dell'ordinale, perché sulla lista della spesa c'è già quello che in casa manca. Gli elenchi sono la versione esplicita del possesso. Le persone hanno paura dei numeri perché i numeri ordinano il possesso, che non è un atto, ma è una conquista. Essere qualcosa o qualcuno, avere qualcosa o qualcuno. I soldi sono gli unici numeri che tutti aspirano a conoscere assai bene, sono una misura di una persona, una misura esatta, come altezza, peso, telefono, codice fiscale, un nastro trasportatore, una catena di montaggio, un lavoro organizzato in turni, obiettivi step e ancora un elenco. Gli elenchi, le strutture ripetitive, sono immutabili, perché anche quando si logorano o si aggiornano, possono essere sostituite senza che nessuno se ne accorga, sono sempre presenti, sempre replicabili. Negli elenchi il tempo non passa, perché c'è tutto, dall'inizio alla fine. Negli elenchi, come in amore, il tempo non esiste. Nei catasti noassili sono elencati i bambini misurati a palmi per poter contare entro pochi anni su nuovi contadini adulti. Nelle liste dei defunti, i morti hanno ancora un nome. Le cose che possono essere nominate esistono, perciò le persone hanno paura anche dei nomi.
Quando Socrate sostiene che non c'è identità tra nomi e cose, e nomi e cose, ma solo somiglianza, Cratico ribatte che se gli uomini conoscono e apprendono la natura delle cose attraverso i nomi, è evidente che non esisterebbe conoscenza alcuna se i nomi non fossero della stessa natura delle cose, se non ci fosse una corrispondenza uno a uno e viceversa, il più possibile, nelle liste dei defunti. Per esempio, i morti hanno ancora un nome e sono. Lo dico a te perché tu non abbia paura. Allora, diciamo, che cosa vuol dire contare? Ma per un matematico è complicato perché noi abbiamo in realtà due accessioni possibili di questa idea. Abbiamo l'accessione biologica, cioè in realtà, come si sa, ci sono molti studi che confermano questo, il senso della quantità esiste. Gli animali contano, i bambini piccolissimi contano, contrariamente a quanto credeva Piaget, i bambini di pochi mesi contano e si accorgono diciamo della apparizione di uno, due, tre oggetti, riescono a vedere quanti sono e come se ne accorgono, questo è complicato perché hanno fatto degli esperimenti molto elaborati, però c'è questa sensibilità, magari ne parliamo in seguito. Che la parte più difficile è come si fa a capire che un cane conta, che un uccello conta, che uno scimpanzé conta. Questa è una parte, diciamo, complicata, una parte sperimentale. Però sicuramente c'è questo senso che è proprio iscritto nei nostri circuiti. E non è soltanto nei mammiferi, perché appunto si sa che alcune specie di uccelli riescono a contare. Si accorgono che ci sono dei predatori che possono, secondo se ci sono ancora o se sono andati tutti via, quindi riescono ad accorgere veramente, sembra un meccanismo evolutivo, però questo meccanismo biologico, che è la sensazione proprio più primitiva del contare, è chiaramente non sufficiente per quello che noi chiamiamo contare, per la nostra matematica. Se voi prendete degli oggetti, oggi avete dovuto portare i sassolini, però poi non si vedono in fondo, e mettete dei sassolini sul tavolo, immaginatevi, essere voluti, e mettere questi sassoni sul tavolo e dite quanti sono, finché sono uno, due, massimo tre, il vostro tempo di reazione è bassissimo, sono stati fatti esperimenti molto sofisticati sul tempo di reazione, a partire dall'800, perché è un problema che abbiamo studiato da molto tempo, in realtà voi riuscite fino a tre sassolini, riuscite a riconoscerli come tre quasi istantaneamente, uno e due istantaneamente, tre ci mettete circa 200 millesimi di secondo in più. Poi, per ogni sassolino in più, avete altri 200-300 millesimi di attesa per contarlo. Quindi i primi tre sono, diciamo, le cose che voi percepite istantaneamente e dopo cominciate a contare. E se ve ne metto 10, dovete assolutamente contare. E questa cosa ha una traccia. Se voi vedete i sistemi di numerazione di tutto il mondo, i primi tre numeri sono o tre puntini o tre bastoncini o il nostro tre, che in effetti sono tre linette fatte velocemente, dopo cambia. Anche quelli che giocano segnano i punti alle carte, fanno 1, 2, 3, 4 e poi sbarrano, perché dopo se no dovreste cominciare a contare. Quando nel vostro codice IBAN mettono per la sfilza di 6, 7 zeri, che non sono mai né 7 o 6, non si sa mai, dovete contarli ogni volta, nessuno sa quanti sono, se non li conta. Noi questa percezione, appunto, a partire dal 3, forse dal 4, a partire dal 3 ci arriviamo sicuramente, il 4 è incerto, anche i bambini, dopo il 4 non nessun bambino riesce a riconoscere il 4, e questo vuol dire che noi abbiamo, dopo quello comincia una cosa diversa, e questa cosa diversa è il linguaggio. Noi dopo i numeri li chiamiamo, quindi a quel punto chiamiamo il 5, il 6, il 7, abbiamo questa idea della numerosità che diventa astratta, cioè dobbiamo assegnargli un simbolo, e tutte quante le sistemi di numerazione hanno dei simboli diversi, chiaramente alcuni nascono per motivi storici, i romani dovevano incidere su dei legnetti, quindi a un certo punto mettevano delle V, delle X che sono facili a tracciare, però diciamo anche noi abbiamo il nostro 5 che non è più correlato per niente, mentre il 4 mette una croce, quindi con 1, 2, 3, 4 e poi uno chiude rapidamente,
il 5 già non è più correlato al numero 5. Quindi lì parte una rappresentazione mentale evoluta che non hanno più prima. La stessa cosa succede, e questo è un effetto prospettico, se noi guardiamo le grandi insiemi e vogliamo sapere quale per due insiemi qual è più numeroso. È chiaro che se noi mettiamo 20 sassolini e 20 caramelle, in realtà per me si fa con le caramelle, ecco. E se metto 20 caramelle e metto 5 caramelle, il bambino sceglie le 20 caramelle e quello lo vede bene. Però quando la differenza diventa piccola e i numeri diventano molto grandi, 101 caramelle e 100 caramelle, ma già, allora, qui sembrerebbe evidente, ma con 8 e con 6 il bambino si sbaglia. E lo scimpanzé si sbaglia perché lo stesso metodo è usato con un pezzetto di cioccolata, che il scimpanzé è molto curioso di cioccolata, è usato per far capire se capiscono, diciamo, l'ordinamento, insomma, quale è più grande dei due. Ecco, questa idea di numerosità però è, in ogni caso c'è, perché noi vediamo che un insieme è più grande dell'altro, però a quel punto distinguiamo meno. E qui interviene probabilmente un fattore che noi pensiamo ai numeri in modo continuo, a un certo punto. Le quantità che abbiamo dentro di noi, i nostri contatori, non sono più discreti. Mentre 1, 2 e 3 sono netti, da un certo punto in poi la nostra percezione diventa un po' cioè, diciamo, smussata. Può essere un 7, può essere un 8, non lo sappiamo. Ecco, in questo tipo di analisi c'è una cosa che a me mi ha colpito molto, che appunto mi sono un po' messo a studiare, io non sono un esperto di, diciamo, psicologia e la matematica, assolutamente, ho dovuto leggere. E studiando queste cose ho scoperto una cosa interessante, che tutti quanti rappresentano nella loro testa i numeri. Se ci pensate un attimo, voi li vedete i numeri, quando pensate ai numeri, no? Cioè, voi vedete chiaramente 1, 2, 3, ma poi, allora io vi dico come li penso io, e chiaramente non me ne frega niente, però, diciamo, io li vedo così, io li vedo che partono in questa direzione, all'inizio sono scuri, fino al 5, poi diventano chiari, fino al 10, poi si alternano dei chiari e dei scuri ogni decina, però poi al 100, e poi sono sempre un po' più compressi, dal 100 in poi sono chiari verso destra, poi le migliaia partono in quella direzione, poi di nuovo 100.000 gira così. Ecco, io li vedo così, per esempio. E la cosa strana è che poi se pensi, per esempio, agli anni storici, li vedo allo stesso modo. E quindi quando mi penso a San 1910, adesso il 2010, sarà visto come il 10. E questi, allora, io pensavo fossi soltanto io, non ci ho mai pensato. Poi ho letto dei libri in cui ha fatto delle analisi e le persone vedono tutti quanti i numeri in un certo modo, poi dipende dalla loro cultura, dipende dalla loro educazione, tutti hanno una rappresentazione dell'insieme dei numeri, per cui a un certo punto è tutto un po' flu, voi se dovete proprio pensare adesso, se pensate all'11, lo vedete questo 11, in mezzo a questa linea, magari c'è proprio un numeretto scritto sopra, non lo so come lo vedete voi, in realtà ognuno vede diversamente, c'è chi fa delle curve, che comincia a girare, no? Questo dipende anche proprio dalla sua formazione, ma tutti hanno questa capacità spaziale di vedere i numeri e effettivamente, diciamo, è la nostra capacità di trasferire un concetto che in realtà sarebbe astratto, cioè la numerosità, in un concetto spaziale, in un concetto grafico. E poi ci sono tanti modi di contare, noi possiamo contare chiaramente 1, 2, 3, però poi possiamo fare degli elenchi, possiamo arrangiare i numeri in modo diverso, per esempio poi possiamo prendere i sassolini e metterli, qui ci vorrebbe la lavagna, mettere nel primo angolo in basso sulla vostra sinistra, poi mettete due, prendiamo una scacchiera, poi mettete sugli altri due angolini altri due, quindi avete uno, poi un due, poi mettete tre, mettete un tre, poi mettete, cosa ottenete? Ottenete tanti triangolini, no? Il primo ha un sassolino solo, poi ce n'è uno che ce n'ha tre, poi ce ne sta uno che ce n'ha sei, ne aggiungiamo tre, poi facciamo più 4, diventa 10, no? Qui sono i numeri triangolari e sarebbero quelli che rispettano la cosa 1, 1 più 2, 1 più 2 più 3, 1 più 2 più 3 più 4. Allora, come si calcola questo numero? La cosa è molto divertente perché Gauss da bambino gli fece questo esercizio. Chiaramente non era questa, diciamo, lo risolto subito, ma gli dicevano come fare. E lui scoprì questa cosa, che se uno vuole addizionare n numeri, non li deve addizionare tutti, basta che fa n per n più 1 diviso 2. Allora, lui fece una
diciamo, non so come ci pensano, il modo per spiegarlo è che uno pensa che se io ho n numeri, addiziono 1 con n, cioè n più 1, poi addiziono 2 con n meno 2, cioè di nuovo n più 1, lo faccio tante volte, però poi devo dividere per 2 perché, diciamo, ho diviso in 2 questa, l'ho esauriti a metà, quindi mi fermo a metà. Un altro modo di vederlo è vedere questa figura che stiamo vedendo noi, che cos'è? Questa qua è l'area del triangolo, no? E quindi c'è questo triangolo che è fatto da n per n, però devo dividere per 2, e poi ho la diagonale che è piena, e devo di nuovo dividere per 2, e viene questo risultato. Questo è un modo per contare. Altre figure sono i numeri quadrati. Voi cominciate a fare i quadratini con lo stesso procedimento, mettete dei sassolini sulla griglia, quindi avete 1, poi questo 1 per riempire il quadrato, subito dopo ne bisogna 3 sassolini sui nodi, poi ne potete mettere altri 5 e così via, quindi fate 1 più 3 più 5 e quello che vedete sono tutti quanti dei quadrati. Allora, che cosa state creando? Cioè, se vi sommate, cioè 1 più 3 più 5 vi dà sempre un quadrato, perché se fate quindi 1, 1 più 3 fa 4, 1 più 3 più 5 fa 9 e così via, 16, 25. E avete dimostrato un teorema, contando in questo modo, avete dimostrato che la somma dei dispari dà sempre un quadrato, che per dimostrarlo in maniera rigorosa di solito uno passa per diciamo, il principio di induzione, però diciamo, in questo caso veramente mi sembra eccessivo, lo vediamo. Ecco, in realtà che cosa facciamo? In ogni momento per contare, un'operazione che dobbiamo fare è rappresentarcelo mentalmente, sia a livello spaziale, sia a livello simbolico, che fa in qualche modo ancora è spaziale, perché tutti noi quando poi diciamo 5 vediamo il numero 5, ormai l'abbiamo associato, lo percepiamo, come mi disse un cinese una volta, diceva: come fa a capire gli ideogrammi? Tu come fa a capire il numero? Cioè, io vedo una parte, vedo un ideogramma e capisco una sillaba, no? Un suono. Dice, ma tu pure fai la stessa cosa quando vedi un numero. Quel numero è associato ormai a quella funzione. Quindi diciamo anche che, per esempio, nel caso dei cinesi loro usano gli stessi ideogrammi per parlare dialetti diversi. E la stessa cosa, noi parliamo in inglese, in francese, in tedesco, in italiano, usiamo gli stessi numeri. Questi numeri sono diventati ormai per noi un modo, diciamo, di rappresentare. Possiamo fare, diciamo, li vediamo, li percepiamo automaticamente. Non dobbiamo fare più quello sforzo di contare i bastoncini. Quindi è diventata una, diciamo, una traduzione spaziale. Ecco, la cosa curiosa è che i matematici, quando si sono messi poi a studiare come hanno fatto i numeri, la prima cosa che hanno fatto, non la prima, insomma, a un certo punto, hanno deciso di dimenticarsi tutto questo. Quando Beano definisce gli assiomi che definiscono i numeri interi, si dimentica, cioè, cos'è un numero? Niente, c'è un numero 0 e poi ci aggiungo 1, e poi ci aggiungo 1, e poi ci aggiungo 1, e poi ci aggiungo 1. E questo è esattamente il contrario, ci siamo dimenticati. C'è questa frase che si ritrova, vediamo se la troviamo, in Alice nel Paese delle Meraviglie, eccola qui. Sa fare le addizioni, chiese la regina Bianca, attraverso lo specchio. Quanto fa 1 più 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 1? Non lo so, rispose Alice, ho perso il conto. Non sa fare addizioni, mi interrompe la regina. Quindi noi non sappiamo fare addizioni come farebbe Peano. Peano definisce un sistema formale. Nel momento stesso in cui noi vogliamo fare le addizioni, dobbiamo imparare a sommare delle cifre astratte. In realtà dobbiamo imparare le tavole delle addizioni. Noi non le impariamo più perché sono ovvie nella nostra mente. Però, come abbiamo le tabelline, una volta si studiavano le tavole delle addizioni. E questa, adesso sono totalmente interiorizzate, cioè se uno dice 5 più 3, fa 8. Però un bambino lo impara, non è naturale. Ma è una traduzione simbolica di un conteggio che viene memorizzato una volta per tutte. Tutta la notazione araba, anche le moltiplicazioni, qualsiasi operazione che facciamo, passa attraverso questa educazione. E questa matematica forse è difficile, perché passa attraverso un apprendimento che sedimenta piano piano una serie di strati, di cose che sono complicatissime. Cioè il passaggio da prendo un pallottoliere e metto le palline e poi mi ricordo come sono messe a 5 più 3 fa 8, è un passaggio molto, molto più difficile di quanto possa sembrare. Poi sono le tabelline. Tutte queste cose ci danno piano piano un'immagine che si fissa nella nostra testa di come sono fatti i numeri.
di come è fatta l'insieme dei numeri. Io per esempio i numeri fino a 100 li vedo quasi tutti e ricordo questa esperienza a 4 anni, nel passato un pomeriggio a contare fino a 1000, girando intorno al tavolo piccolo della sala da pranzo, tutti 4 anni, e devo dire che forse penso di vedere quasi i numeri fino a 1000. Siccome mio padre e mia madre lavoravano fuori, quindi stavo con i miei nonni e loro erano, adesso allora mi sembravano vecchissimi. Parlando lo scorso mese di settimana con mia nonna, mi sono accorta che quando io sono andata, mia nonna aveva 51 anni, quindi ero un po' tra un po' li avevo io, giovanissima praticamente. Però mi lasciavano in questo nel piazzale antistante casa, che era pieno di bricciolini, e io passavo tutto il santo pomeriggio seduta sui bricciolini. Facevo dei mucchietti, contavo, facevo dei mucchietti, un mucchietto più grande, un mucchietto più piccolo, allora avevo un livello di alienazione molto, molto grande. Leggo un altro pezzetto. Il secondo gioco è ancora una scatola, ma è di legno, con una faccia di vetro. Non riesco a sollevarla e chiamo mia madre. Mamma allunga la mano, mi aiuta a tenerla ferma. La mantengo a braccia larghe perché la scatola è alta quanto me e pesa poco meno. Sto fermo, una mano a destra, una mano a sinistra. L'interno della scatola è diviso in 3 scomparti. Nel primo ci sono tante palline argentate. Guardo ancora mia madre e rido, do una scossa alla scatola, le palline rumoreggiano, ma non accade niente. Nel secondo scomparto ci sono tanti chiodi, sempre argentati, fissati a fondo. A 5 a 5 sembrano tante facce 5 di dado. Do ancora una scossa alla scatola, le palline sbrigolano tra loro, ma non accade niente. Mamma si trattiene, anche se capisce che mi sto innervosendo. In effetti è così. Nel terzo scomparto ci sono scanalature in legno, in corrispondenza e tante quante, lo spazio tra un chiodo e l'altro. Mia madre mi chiede qualcosa con una voce sottile sottile, forse domanda, ti piace Alessio? Io rispondo con un'altra scossa e odiando le palline trattenute in quel terzo di scatola da una diga di balsa che impedisce che trascinino negli altri scomparti. O forse odio la diga di balsa. Poi mamma appoggia la sua mano sulla mia, su un fianco della scatola e piano piano, con le dita intrecciate alle mie, la fa scivolare. Sento il calore della mano di mia madre, le sue dita che spostano le mie lungo il bordo e poi fermandosi, mi fermano. Abbiamo incontrato una vite farfalla. La osservo raggiante, le viti sono fatte per essere girate. Così lo faccio, e mentre giro la vite, al centro esatto della scatola, all'altezza della separazione tra il primo e il secondo scomparto, si apre una fessura dalla quale le palline una alla volta cadono velocissimamente, sbattono sui chiodi e si infilano nell'inscalanatore del terzo scomparto. Tutto cade così velocemente che resto con la bocca aperta. Mamma mi guarda e ride, prende la scatola, la appoggia sul tavolo. Io mi sollevo sulle punte, faccio forza con le braccia sul bordo del tavolo, ma non arrivo comunque a vedere cosa fa mamma con la mia scatola. È chiaro che, anche se non so come funziona, la scatola è per me. Se è mio, non può essere in nessun modo tuo. Se mi piace, è mio. Se lo lascio per un attimo e poi torno, è comunque mio. Se è rotto, è tuo. Dopo poco me le restituisce. Le palline sono tutte di nuovo nel primo scomparto. Mi precipito a girare la vite a farfalla e grido perché so che si aprirà una fessura e le palline una alla volta usciranno velocissime sbattendo sui chiodi, cadranno a destra e a sinistra e andranno a impilarsi nelle scalanature. Anche questa volta le scalanature centrali sono quelle col maggior numero di palline. Sono felice, urlo, sbatto la mano sul vetro della scatola, mamma la prende, armeggia ancora sul tavolo e me la restituisce. Io giro la lira a farfalla, sento le palline scrosciare e sono felice. Mamma, che forse teme che ingoi le palline solo perché ho mangiato qualche pezzo di puzzle, è l'unica a sapere come riportare la scatola alle condizioni iniziali, palline trattenute. Per distrarmi dalle mie osservazioni della scatola finalizzata a giocarci da solo, mi chiede di contare le palline nelle scalanature. Lo faccio e mi sembra di vedere le gallerie interne di un formicaio, come nel terrario a scuola. Penso alle formiche di metallo che, mentre provo a schiacciarle come faccio con quelle vere, mi perforano le scarpe con le loro zampe di metallo e poi risalgono lungo le gambe e poi sulla pancia e sulle braccia e infine sulla faccia, mi entrano in bocca e mi tagliano gli occhi. Per questo non voglio dormire con la scatola in camera. Le formiche entrano e escono da dove vogliono. 100 conto le palline nelle scalanature, 30, 40, 50 volte al giorno. I numeri si assomigliano tutti, ma non sono quasi mai gli stessi. Eppure io faccio sempre lo stesso gesto. Mi arrabbio, chiedo spiegazioni, provo a spostare la scatola mentre le palline cadono, ma non accade niente di soddisfacente. Quando mi stanco di contare, poggio un foglio di carta sul vetro della scatola e segno le altezze delle palline nelle singole scalanature. Mamma, ridendo, mi passa altri fogli. Anch'io sono allegro, ma non so perché. Segno ancora le altezze, faccio con le palline quello che mamma fa con me sul muro di cucina per vedere quanto cresco. Mi sento grande, adulto. Faccio quello che fa mamma per le mie formiche metalliche che un giorno non lontano mi taglieranno gli occhi. Poi mamma si stanca di risistemare la scatola e la appoggia sulla credenza.
irraggiungibile e torna a leggere o a fare i conti o ascolta la radio oppure fuma una sigaretta. Qualche volta si prova e si riprova un paio di stivali coi tacchi, non so perché. Da solo comunque i fogli, non so che fare, li guardo impilati, sbuffo, dondolo le gambe, da seduto, sempre più velocemente. Qualche volta sbatto col talone sotto la sedia, mi infastidisco, qualche volta quel movimento vorticoso mi fa saltare, mi disarciona. Poi, improvvisamente, con i fogli uno sopra l'altro, comincio a giocare a unisci i puntini. E quando mamma, ancheggiando sui tacchi, perché li ha comprati, torna al tavolo, mi trova in mezzo a fogli sui quali si alzano piccole collinette, minute campanule rovesciate. Sono sempre stato preciso nel disegno geometrico a mano libera. Mi accarezza la testa a lungo, poi prende la scatola e mi mostra come posso rimuovere le palline della scalanatura, fermarle nello scomparto chiuso e ricominciare a giocare. Si fa tutto con la stessa linea a farfalla. Così gioco. Le palline cadono, sbattono sui chiodi, si incanalano, le rimetto a posto. Proseguo frenetico fino a che non mi ricordo delle palline, delle formiche di metallo, dei miei occhi perforati e capisco che, nonostante il divertimento, prima che mangino me, io devo mangiare loro. Se quelle vere frizzano in bocca, queste potrebbero sapere di mentina. Mentina forte, perché tossisco. Mi risveglio in un letto bianco, in una stanza coi muri verdi fino a una certa altezza. È stata la mia prima volta in ospedale. Di quando sono nato, non mi ricordo. Mia madre, a preoccupazione passata, mi ha guardato severa e con biasimo ha aggiunto: eri l'unico bambino con una tavola di Galton, tutta per sé. Il rapporto nel romanzo tra il bambino e la, tra Alessio Medrano e la mamma, e i genitori sono due algebristi falliti, sono tutti bianchi, sono emaciati, e lui invece ha questo mito, essendo un bambino degli anni 80, che vuole sempre il mercoledì da leoni, vuole essere muscolosissimo, vuole tutte le ragazze della scuola, vuole essere fighissimo. Ovviamente è un piccolo. E l'unica cosa che ha visto da questi genitori sono stati questi conti. Lui studia, il papà studia la congettura di Gorbach e lei studia i numeri quasi perfetti, che appunto pare che non esistano. Quindi sono due ossessivi. Lui invece la cosa che ama moltissimo appunto è questa elencazione. E a un certo punto della sua storia incontra una tabella per le assicurazioni, che sono in effetti già narrative quando le vedete, perché c'è perdita di un braccio meno 20%, perdita di un testicolo meno 35%, perdita di due testicoli meno 70%, non sono neanche additive, perdita di tipo due occhi 100%, perdita della vita 100%, e si chiamano assicurazioni vita rischio morte, perché non è detto che succeda, è un rischio. E lui però in questa elencazione misurata di tutte le perdite capisce che il modo in cui lui può continuare a elencare il mondo come elencava da bambino è cominciare a lavorare sulle assicurazioni. Da qui lui si mette a lavorare sulle riassicurazioni. Però lui è esercitato fin da piccolo a questo conteggio, tant'è, ed è una cosa della mamma, perché mentre il padre conosce i numeri o li vede, o comunque una rappresentazione spaziale, per usare, riprendere il discorso che stava facendo prima Roberto Natalini, la mamma invece c'è una specie di approccio quasi mistico al numero, cioè il numero gli parla. E adesso io questa cosa non l'ho presa, ne ho avuto, non essendo... essendo insomma medio studente di matematica, non ho mai avuto rapporti mistici con i numeri. Però c'è mia madre, che non è matematico, ma è un giurista, fa il segretario comunale, che invece ha un rapporto molto interpretativo con i numeri. Per esempio, se tu stai guidando e lei a un certo punto vedi che lei biascica qualcosa tra sé e sé, dice: ma che stai facendo? Lei somma normalmente tipo i numeri delle targhe davanti, secondo moltiplicazioni, somme, sottrazioni, per aggiustarsi e farsi dire come andrà la giornata, ma lo fa sempre, da quando eravamo piccoli. Questo, in bocca a una mamma matematico di Alessio Medrano, diventa questa cosa qui. A un certo punto lui, appunto, siccome vuole diventare un figo, vuole avere tutte le ragazze della scuola, non vuole prendere le mazzate perché lo picchiano sempre, perché ovviamente è una persona macabra, e a un certo punto si iscrive a ginnastica, diventa molto bravo a correre e sta per vincere, poi a un certo punto cade ma nessuno gli dà una mano perché appunto lui è un miserabile e gli passano sopra perché in realtà è solamente orientato a vincere, a primeggiare, però non capisce il mondo, lo conta, non lo capisce, perché il suo modo di contare, anche questo è interessante, che non è una misura del mondo. Cioè non diventa, il contare di Alessio Medrano non è mai un racconto, è proprio un'elencazione. Tuttavia, certo che Campagna, lo stanno portando a correre la campestre, lui sta alle scuole medie a questo punto, tuttavia certo che Campagna fosse una
una sintesi del professore di educazione fisica per intendere che non c'erano troppe macchine e che l'aria comunque era buona, pulita, senza i fumi dei tubi di scappamento ad addensarsi intorno alle finestre dell'aula scolastica e appena fuori la palestra di educazione fisica. E appena fuori la palestra di educazione fisica, un campo da basket nel quale non giocava nessuno e i cui cesti venivano utilizzati dai ragazzi più alti per appendersi in salto, mimando la posizione di un giocatore dell'NBA portata anche come logo sulle scarpe da ginnastica. Scarpe da ginnastica che comunque non erano adatte per la campestre. Dopo la dichiarazione di affiliazione fatta al professore di educazione fisica, Alessio era ritornato a casa trionfante e comunicato ai genitori di essere entrato a far parte della squadra di corsa della scuola. Il padre e la madre avevano sollevato gli occhi dai calcoli. Ogni tanto il pomeriggio si sedevano uno di fronte all'altra, come nella biblioteca dell'istituto, e sorriso. Poi il padre, come in un'illuminazione, tanto che Alessio aveva pensato che avesse finalmente trovato la soluzione al problema sul quale rifletteva, era scattato in piedi e è andato in camera da letto. Ne era tornato con un paio di pantaloncini corti e una canottiera con sopra scritto 233. È la mia divisa quando correvo alle scuole superiori. Non ho mai vinto niente, ma credo che per gli allenamenti possa andare, fino a quando non ti daranno quella della squadra. Alessio l'aveva presa in mano, era scivolosa e colorata come i vestiti delle cameriere al ristorante cinese. Era contento. In bagno, mentre la provava, aveva mimato la posizione della statua del discopolo sul libro di storia dell'arte. Avrebbe corso veloce come un disco, quasi come un disco, e i dischi non corrono, volano. Dopodiché c'è 233. 233 è un numero primo. È un primo di Sophie Germain, dato che 233 per 2 più 1 è ancora un numero primo. È un primo di Chen e di Eisenstein, senza parte immaginaria. È il tredicesimo numero di Fibonacci. Può essere espresso sia come somma di due quadrati, 13 alla seconda più 8 alla seconda, che come differenza di quadrati, 117 alla seconda meno 116 alla seconda. E il numero di Markov è anche un numero colombiano. È la somma di 11 numeri primi consecutivi, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Ma che dici, mamma? Visto che devi correre, ti insegno a respirare. E questo, e lui lo fa per qualsiasi cosa. Ogni volta che c'è un numero, lui dà sempre tutte le proprietà del numero. Un po' perché nella mia testa, diciamo, di lettore di romanzi di matematica o di appunto di studente medio di matematica, avevo l'idea che veramente i matematici bravi, i numeristi, quantomeno conoscessero ogni numero come fosse un amico qualsiasi, puoi dire che se c'è capelli rossi, se c'è già le lentiggini, che cosa c'ha. E quindi ad Alessio Medrano questa cosa, ad Alessio Medrano che è rappresentato come un virtuoso, diciamo, uno che non capisce niente dei sentimenti umani, però è un virtuoso e riesce a coprire la sua mancanza di comprensione dell'umanità attraverso questa cosa che è la matematica. Volevo regalargli, diciamo, questa ossessione di conteggio elencativa anche sulle proprietà dei numeri. Poi questo ovviamente l'ho potuto fare perché ci sono siti bellissimi dove tu metti un numero qualsiasi e ti spiegano tutte le proprietà, come sono correlati. Cioè, se uno volesse veramente mettersi a... c'è un fattore di memoria, diciamo, anche per me. Quando stavo al secondo anno, sto facendo l'esame di analisi 2, a un certo punto dovevo studiare la convergenza di una serie. Allora, sul treno viaggiava questa professoressa, e adesso anche lei è morta di analisi matematica, insegnava ingegneria. Sì, io sono costellata, porto molto. Hai detto che è morta di analisi matematica, allora sembra che l'analisi matematica sia stata una cosa che è successo. Allora, a un certo punto le faccio, faccio vedere questa serie, dico, ma questa serie non riesco a capire questa serie dove converge. E mi fa, questa serie converge in questo intervallo, converge totalmente in questo altro intervallo. Io la guardo e faccio, Dio, ma non ho fatto nemmeno un conto, come fa a vedere che converge? E lei mi ha detto, tu quante serie hai visto nella tua vita? E io, beh, almeno 50. E lei fa, beh, io ne avrò viste almeno 5.000. E quindi c'è un fattore di memoria nel riconoscere i numeri, cioè man mano che uno va avanti nel studio del matematico, normalmente uno fa 5 più 3 e sa che fa 8, poi ci sono quelli che continuano a studiare e vedono la serie e la vedono, cioè sanno che cosa converge, non sai più, hai così interiorizzato il processo di soluzione e affinato così il conteggio che sai il risultato, che non è quello che succede a me oggi, che quando mio cugino fa ingegneria mi chiama e fa, Chiara, questa equazione differenziale, qual è l'integrale? Come si fa? Qual è la soluzione? E io mi ricordo l'integrale generale, ma non mi ricordo come ci si arriva. Questo è un altro fatto. È ancora, questo è peggio, diciamo. Questo è il fatto che tu ti ricordi dei pezzi e forse lo vuoi ricostruire il percorso. Non lo so più. La matematica non è una cosa, come scrive Virginia Woolf, per il librisco in Gita al faro, dipingere non è una cosa che puoi dire di fare, cioè è attuata e verificata mentre la stai facendo, e così la matematica.
non puoi dire qual è la soluzione integrale e generale, cioè lo puoi dire, però devi saperlo ricostruire, perché altrimenti è una cosa senza memoria. Cioè. Sì, in realtà, diciamo, secondo me, uno a un certo punto, quando studia matematica, cosa che capita con me, anche dopo, diciamo, essermi laureato, per il dottorato, soprattutto ti dimentichi tutto. Cioè, la maggior parte della matematica che ho studiato io non la ricordo. Conosco un pezzo molto piccolo. Però capisci, quello che ti rimane è come, cioè, diciamo, rispetto alle materie che ho studiato, conoscerò il 2%. Però sai come muoverti. E nel senso che quello che impari dopo un po' è la capacità di visione. Questa secondo me non è che sia genialità, intelligenza o che altro. È fatica, è il lavoro quotidiano, a un certo punto vedi come le cose si sistemano e sai che andrà così. Quando uno studente gli dai una tesi, un problema che sia abbastanza interessante non essere banale, non lo sai fare. Quando lo studente torna e fa non mi riesce, non è che tu glielo puoi fare, perché tu non lo sai, proprio io non lo so, però tu sai che funziona in un certo modo. E se sembra più del tempo, come lo dici, perché poi questo qua tu continui a dare dei piccoli indizi e questo va avanti, si fa i suoi conti, gli dai altri piccoli indizi e poi a un certo punto lui ci arriva. Grosso modo, come hai detto la prima volta, se tu hai dato un problema, diciamo, in cui capisci qualcosa. E questo qualche volta mi è capitato, dice, ma non lo devi dire subito che andrà a finire così, che questa è la stima da fare, che questo è il percorso da arrivare. Ma io non lo sapevo, in realtà uno non si ricorda anche che alcune stime hanno delle ipotesi che possono più o meno essere verificate, dovresti andare a controllare, non è tutto sotto mano, in realtà è diciamo più un intuito che sviluppi, è una sensazione, come un altro senso che stai sviluppando, che poi quando scrivi l'articolo devi precisare tutto quanto, però tu non arrivi facendo i passaggi uno per uno al risultato, prima devi vedere questo percorso. E soltanto dopo lo ripercorre anche quando lavori da solo. Quando lo fa lo studente, questo percorso deve fare lui. Quindi, diciamo, forse io i numeri non li vedo perché non ho mai studiato tre dei numeri, però anche se vedo le equazioni differenziate, non mi ricordo l'integrale, mai, non mi ricordo nulla, vabbè, sì, non mi ricordo nulla, però penso di avere una metodologia per arrivare a questo è quello che impara ad affrontare il problema, cioè impara a fare quella decina di trucchi che sono solo pagati in quella disciplina, ecco, diciamo, alla fine. E lei è un modo di ragionare. Bene, questo diciamo, quindi poverino, lui che si deve fare imparare invece un sacco di cose probabilmente a memoria. Lui impara, non c'è neanche. Perché diciamo, la prima cosa che succede quando c'è qualcuno che non capisce la matematica. Mi è capitato con i genitori, diciamo amici dei miei figli, che mi dicevano, fai matematico, ho avuto sempre problemi in matematica, o i miei figli hanno problemi in matematica, si parlava, normalmente non si parla di matematica con le persone che si conoscono. Quindi capita tanto con quelli che hanno interesse, in realtà vorrebbero che tu facessi ripetizione a loro figli. Allora, e a un certo punto viene fuori, ma certo per la matematica ci vorrebbe tanta memoria. Questa frase è stata detta più volte. Allora, chiaramente non è vero, chiaramente. Cioè, la memoria non serve a niente, anche perché se no si sarebbe fregato, però diciamo, la memoria non serve. Perché la memoria non serve? In realtà perché quello che tu crei un'organizzazione, secondo me, mentale, quasi spaziale del tuo cervello, come dicevo prima, che piano piano costruisci attraverso gli anni, in cui ti dimentichi tutte quante le regole, le formule. Io quando devo aiutare qualcuno, purtroppo per i miei figli, devo ristudiarlo prima perché non mi ricordo, però piano piano le cose si sistemano in un certo modo. Però sai sempre se una cosa è sbagliata, cioè se una cosa non può essere la sai. Sì, quello, insomma, anche le dimostrazioni sbagliate l'ho fatto prima. No. Però, che dopo qualche giorno mi ci sono dice, non è possibile. E quindi no, non sempre. Però diciamo, uno vede che cosa è elementare, perché deve essere così? Perché una certa se no sarebbe vero un'altra cosa che è impossibile. Lo vedi, salti alle conclusioni, no? Se fosse vero questo, allora
magari ci posso dedurre appunto una congettura di Kaulbach che ancora non è stata dimostrata, si è dimostrata quella debole, ma non per tutti. Va bene, senti, devi leggo una cosa che mi porto in testa quando sono ragazzino, che, perché me la raccontavano tutti gli amici di mio padre, mio padre. E quando dicevo che mi piaceva la matematica, tutti ci davano questo racconto, quindi quasi tutti lo conoscerete, ma a me ed è la gara di matematica di Cesare Zanardini, è un pezzo bellissimo. È un ricordo della mia infanzia. Abitavo a Gottinga nel dicembre del 1870. Mio padre e io giungemmo all'Accademia, quando il presidente Maust stava cominciando l'appello dei partecipanti alla gara mondiale di matematica. Subito Babbo andò a mettersi fra gli iscritti, dopo avermi affidato alla signora Katten, amica di famiglia. Seppi da lei che il colpo del cannone di Pombo, il bidello, avrebbe segnato l'inizio della storica contesa. La signora Katten mi raccontò un episodio, ignoto ai più, intorno all'attività di Pombo. Costui sparava da 30 anni un colpo di cannone per annunciare il mezzogiorno preciso. Una volta se n'era dimenticato. Di Albrecht allora aveva sparato il colpo del giorno prima e così di seguito fino a quel venerdì del 1870. Nessuno a Gottinga si era mai accorto che Pombo sparava il colpo del giorno avanti. Esauriti i preliminari, la gara ebbe inizio, la presenza del principe Ottone e di un ragguardevole gruppo di intellettuali. 1, 2, 3, 4, 5. Nella sala si udivano soltanto le voci dei gareggianti. Alle 17 circa avevano superato il 20° migliaio. Il pubblico si appassionava alla nobile contesa e i commenti si intrecciavano. Alle 19 Alain della Sorbona si accasciò sfinito. Alle 20 i superstiti erano 7. 36.767, 36.768, 36.679, 36.770. Alle 21 Pombo accese i lampioni. Gli spettatori ne approfittarono per mangiare le provviste portate da casa. 40.719, 40.720, 40.721. Io guardavo mio padre, magrido di sudore ma tenace. La signora Katten, accarezzandomi i capelli, ripeteva come un ritornello: che bravo babbo hai! E a me non pareva neppure di avere fame. Alle 22 precise avvenne il primo colpo di scena. L'algebrista Poole scattò. 1 miliardo. Un'o di meraviglia coronò l'inattesa sortita. Si restò tutti con il fiato sospeso. Binacchi, un italiano, aggiunse isso fatto. 1 miliardo di miliardi di miliardi. Nella sala scoppiò un applauso subito represso dal presidente. Mio padre guardò intorno con superiorità, sorrise la signora Katten e cominciò. 1 miliardo di miliardi 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 di mili
un'azione di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi. Il presidente Mao, spalidissimo, mormorava a mio padre, tirandolo per le falde della palandrana. Basta, basta, le farei male. Mio padre seguitava fieramente, di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi. A poco la sua voce si smorzò. L'ultimo, fievole di miliardi, uscì dalle labbra con un sospiro. Indi si abbatté svenito sulla sedia. Gli spettatori in piedi lo acclamavano freneticamente. Il principe Ottone gli si avvicinò e stava per appuntargli una medaglia sul petto quando Gianni Binacchi urlò «Più uno!». La folla precipitatasi nell'emiciclo portò in trionfo Gianni Binacchi. Quando tornavo a casa, mia madre ci aspettava ansiosa alla porta. Pioveva. Il babbo, appena sceso dalla diligenza, le si gettò fra le braccia singhiozzando. Se avessi detto più due, avrei vinto. Allora, a questo punto dovete fare domande. Io ce n'ho una. Dicono che abbiamo cominciato a sviluppare la matematica perché ci eravamo stufati di contare, no? Perché effettivamente 5 più 3, se sviluppiamo la matematica, non dobbiamo stare lì a contare fino a 8, per non parlare della moltiplicazione, eccetera. Però mi sembra che chi fa matematica invece abbia un grande piacere a contare. Mi domando, cioè nasce contando, mi sembra, o no? Sì, diciamo no.
Allora, se ripete quelle famose scene in pizzeria quando dice fai conti te, e c'è un matematico. E tipicamente no, non ti fanno contare proprio più, sì, no? No? Cioè tu la ragazzina hai contato fino, sì, fino a 1000. Fino a 1000. Questa è molto precisa. Sullo stesso tavolino su cui due anni dopo mi sono molto, diciamo, girando intorno al centro di mano. Va bene, però no, hai ragione. Secondo me c'è un piacere nel riconoscere delle strutture. E queste strutture, enumerandole, vengono scoperte, le stai esplorando. Cioè, una volta ci devi arrivare a contare fino a 1000 per capire cosa è 1000. Infatti, diciamo, 1 milione te lo immagini come un 1000 molto grande, no? Sì. Però se infatti poi riparte, da 1000 poi riparte quasi come se fosse da zero, quindi via. Cioè, diciamo, è uno zoom, no? Quindi, diciamo, però le esplori, così come esplori le tabelline. Io non sono contro le tabelline, assolutamente. Le tabelline sono utilissime, ci aprono uno spazio mentale di percezione dei rapporti per noi. Quindi tutti questi rettangoli che ci sono nelle moltiplicazioni, no? Rettangoli, non tutte le aree sono fattibili, no? Con numeri interi, e non tutte le aree intere. E questa è, diciamo, una cosa che uno piano piano scopre, no? Ci sono numeri che sono più vicini ad altri, no? Appunto 0742 è la parte della canzone dei 44 gatti, però ce lo ricordiamo e c'è una certa, per me c'è una connessione tra 67 e 42, no? Sono collegati da questa misteriosa operazione, c'è cioè la tabellina di motivazioni che nei quaderni di quando eravamo piccoli era dietro a tutte le adesso non c'è più. Però, diciamo, provavamo un quaderno senza, sennò dovevamo imparare a memoria. Esatto, era una cosa che era utilissima e importantissima perché apriva uno spazio mentale e quindi esplorarlo contando era importante. Ma insomma, diciamo, anche fare gli elenchi, io penso che a me viene naturale fare gli elenchi, che a molti colleghi, cioè quando uno parla, ragiona, scrive, tipicamente organizza il suo pensiero, il suo discorso con dei punti molto articolati, 1, 2, 3, 4. Cioè io credo che anche magari altre persone fanno altri mestieri, fanno la stessa cosa, però così come lo trovo tra i colleghi matematici, questo tipo di approccio, punto 1, punto 2, punto 3, che viene da raccontare, in realtà è esattamente, cioè tutto può essere organizzato in una successione. E diciamo, molto spesso quando scrivo, anche se devo scrivere un articolo magari divulgativo, lo scrivo con un punto 1, punto 2, punto 3, poi li cancello, così nessuno se ne accorge. Però, diciamo, nella mia testa io ho scritto così. Se devo organizzare un discorso, tranne quello di oggi, lo organizzo con un punto 1, punto 2, punto 3. Bene. Quindi, diciamo, sicuramente c'è una predisposizione più che altro a cercare queste strutture. Sì, ma le ripetizioni, cioè quello che è bello è cercare le cose che si somigliano, le ripetizioni, ed è anche un principio economico forte, perché per esempio vedere, e si vede spessissimo per la strada, ci sono due cose, gente con l'iPhone in mano, con una mappa aperta, che vede i nomi delle strade ma non sa come orientare la mappa, quindi se tu hai lo strumento ma non il mezzo interpretativo, e poi c'è invece sono persone con la calcolatrice aperta, che tu dici che stanno facendo la radice cubica di qualcosa, no, stanno facendo 7x6, allora tu dici ma perché 7x6? L'avrò fatto tante volte nella vita perché so quanto fa. C'è un racconto di Asimov a questo proposito. Non l'ho letto. La calcolatrice di carta. Cioè, si parlava di un futuro dove praticamente usavo un computer, un calcolatore per qualsiasi cosa e c'era una guerra tra... E siccome c'erano i computer che avevano dei problemi, arrivò un matematico dicendo io ho trovato l'arma finale e gli portavo un pezzo di carta dove scriveva tipo 3x4, 12, perché avevamo perso completamente questa capacità. Posso dire, racconto di Asimov, c'è un paio di dettagli. Intanto è un impiegatuccio di serie B. Ah, sì. No? Posso avere che però ha questa cosa, e c'è la prova in cui lui dimostra, quindi lui gli danno un calcolo da fare, lui fa il conto, dice viene questo. A quel punto generale piglia la calcolatrice, controlla e dice ah, sì, è lo stesso. Ma viene sempre lo stesso. Perché a quel punto il risultato dell'operazione era quello che dice la calcolatrice, non è che ci sia un'operazione, quindi se la calcolatrice potrebbe dire che 3x4 oggi fa 12, ma domani fa 14, cioè ah, certo. E quello comunque il risultato è. Sì, perché il problema è perché, ecco quello che volevo dire, perché la cosa bella della matematica, almeno quello che mi ha lasciato a me, la sicurezza che mi dava quando la studiavo, è che tu forse non sapevi esattamente qual era la soluzione, ma sapevi quanto aria. Quanto ti stavi avvicinando, se eri vicino, se eri in un altro ambito, se era sbagliata. Cioè, il problema era la misura della distanza tra te
una misura di esattezza tra te e quello che devi raggiungere. Ci sono cose complicatissime anche adesso che faccio adesso che faccio un altro lavoro, sembra di vivere dentro Matrix, ovviamente, perché c'è tipo, c'è, no, purtroppo questo bisogna dirlo, che c'è, se tu studi matematica e ti trovi in un mondo dove le persone non hanno studiato una scienza esatta per un numero congruo di anni, tu sei come Neo di Matrix, cioè tu vedi i proiettili che ti arrivano, li fermi, sembri un po' un imbonitore certe volte, perché tu vedi delle cose che oggettivamente gli altri non vedono, e anche quando leggi. Cioè, la matematica ti insegna questo, quando tu, almeno a me mi ha insegnato questo, che tu devi subito verificare se tutte le ipotesi del teorema sono necessarie per raggiungere la tesi. Se ce ne sono in più o ce ne sono in meno, te ne accorgi perché le devi utilizzare. E questo, per esempio, quando leggi un testo di narrativa, è fondamentale, perché tu ti accorgi delle cose che sono narrativamente determinanti per arrivare alla fine della storia. Questo non perché le storie debbano essere matematiche, no, ma perché la matematica ti esercita a una logica, in realtà è una logica di vita umana. Questo è bello, ma io questo lo devo alla matematica, c'è questo, cioè la capacità di, come Hannibal Lecter quando citando sbagliato Marco Aurelio dice di ogni cosa chiedi qual è la sua natura e a che cosa appartiene, questo un matematico lo fa naturalmente, sei disposto con umiltà a stare sotto le cose e con grande protervia a starci sopra se pensi che hai capito, e anche questo è un esercizio di umanità, e penso che io se... quando diventerò ministro, diciamo, dell'istruzione, 2 anni di matematica si fanno tutti, tutti, secchi, sì, prima di tutto... Possibilmente però con degli insegnanti che... Sì. Perché la maggior parte, almeno parlo di esperienza personale, purtroppo nella mia carriera scolastica io eccellevo in tutto, guarda caso in matematica no, ma non per appunto una incapacità, anche se è una cosa che poi nel tempo... Mi sono portata come una carenza personale, cioè io ero stupida perché non facevo matematica, però i docenti che io ho avuto nel corso degli anni purtroppo non mi hanno saputo porgere, cioè si sono sempre posti in questo impideo, in questa turlisebulle. Attenzione, diciamo, la matematica è difficile. Assolutamente. Questa sì. È una cosa, diciamo, che forse abbiamo detto in questi incontri, cioè la matematica ha un chip di entrata maggiore secondo me di molte altre materie, no? Cioè nel senso che c'è un momento in cui ti devi agganciare e un momento in cui sei sganciato e quando sei sganciato non capisci più niente, no? Mentre tu, se hai perso 2 lezioni di storia e ti riagganci, poi qualcosa capisci e poi piano piano le allusioni ti vuoi agganciare, se a un certo punto abbiamo stratificato, il discorso si diceva prima, tu stratifichi le addizioni, le moltiplicazioni, le radici quadrate, il simbolismo, cioè cosa l'incognita, comincia a vedere, cioè diventa un linguaggio, è come se ogni anno tu impari una lingua straniera, praticamente. E se tu vai a seguire il teatro Kabuki, non sai giapponese, sì, qualcosa puoi capire, però insomma, non capirai quasi niente, puoi essere un genio della letteratura, ma se non sai giapponese, come lui non lo segui. E la stessa cosa succede in matematica, se tu questo linguaggio non ti sei stratificato piano piano dentro di te, non l'hai sedimentato, non l'hai maturato. Io per esempio mi capitava di, sembra, dicono, dormendoci la notte, secondo me le sinapsi lavorano e piano piano si connettono e tu la tira dopo hai capito una cosa che il giorno dopo non avevi capito. Perché c'è un lavoro veramente quasi fisico di apprendimento della matematica. Ecco, questo lavoro che dura anni, cioè noi dedichiamo un tempo enorme alla matematica, tutti, che tu dici 2 anni della matematica. Tutti cominciano in prima elementare e fino all'ultimo anno di modalità si fanno matematica. Quindi qualsiasi altra cosa umana, se ve la fanno per 15 anni, dovreste essere dei geni, cioè avessero corsi di cucina per 15 anni, tutti sapreste cucinare, no? Anche i più negati. Matematica no. Anzi, immediatamente dopo quando andate a casa, rifiutate quando prendete un adulto medio e incontrate per strada. Logaritmo, assolutamente non se ne parla, perché prima sia un logaritmo, no? Se andate a parlare a una persona istruita, laureata, con un dottorato in un'altra disciplina di radici quadrate, mi è capitato di trovare un muro. Mi fai capire cos'è la radice quadrata, come. Ma questa cosa cresce con la radice del tempo. Cosa vuol dire cresce con la radice del tempo? Devi spiegarlo. Allora, perché questo? Allora, io non darei proprio tosto sempre agli insegnanti. Questo sono diciamo, in questo senso. Secondo me bisogna dire una cosa, sicuramente c'è un'ottica degli insegnanti di dire, e molto spesso, di essere disperati,
la maggior parte degli insegnanti sono disperati perché, specialmente quelli più bravi, questa matematica l'hanno capita. E a un certo punto dicono: ma io devo andare dopo 20 anni di carriera a spiegare questa cosa, cosa faccio? Cosa faccio? Faccio un errore, secondo me, però diciamo, lo fa. Basta di spiegare perché si fa così o come si fa così, ti do la regola. E lì arriva la memoria che si parlava prima. Ti do questa regola, impara questa regola e stai zitto. No? E questo è quello che succede. Cioè, la maggior parte degli insegnanti si riducono, però ripeto, specialmente quelli bravi che si riducono a fare così, lo fanno per disperazione, perché a un certo punto, se uno, tanto quello bravo la capirà sempre. E quindi se gli faccio la regola, gli faccio la regola, io avevo gli insegnanti che erano non tanto bravi, secondo me, però che mi facevano le regole, e io lo studiavo per conto mio e non me ne importava. Quelli che imparavano le regole se le studiavano a memoria, e quelli che non se le studiavano a memoria non la sapevano. Okay? Però diciamo, uno potenzialmente indietro perché aveva dei buchi, aveva delle lacune, no? E, diciamo, parlando con i professori di matematica, ho degli allievi che al quarto anno di liceo scientifico dicono: ah, ma l'ipotenusa sono quei triangoli, i rettangoli. Ecco, perché c'erano il quadrato, l'ipotenusa era il quadrato. E si poteva avere questo problema, cioè gli mancava il linguaggio, mancava l'ABC. E cioè, come se uno dice che cosa vuol dire, che ne so, il verbo avere, no? Cioè, non so, non so collegare il verbo avere, no? L'equivalente matematico, non so, nomenclatura. Minima, cioè proprio per capire di che sta parlando. Ecco, secondo me, un professore di matematica a un certo punto crolla, dopo tanti anni di un servizio, e alla fine spiega la regola, ci si fa così e basta. E io pure quando spiego qualcuno non capisce, da un po' mi spazienti, si fa, fai questo conto, si fa in questo modo, oh, dividi per quella cosa e lo fa. Quindi io penso che dobbiamo affrontare queste cose in un altro modo, dobbiamo ridare la gioia di insegnare a tutti quanti. E quindi questo qua è questo sicuramente, infatti, cioè io ho avuto quello che ricordo era che si trattava di persone abbastanza frustrate. No, ma voglio dire, non c'è niente di più noioso che spiegare la matematica da uno che non vuole capirlo e che non gliene importa niente, non c'è nessuna motivazione. Certamente. E quindi certo se forse il lavoro addirittura esterno, ed è questo il motivo per cui facciamo cose di questo genere, e diciamo, perché uno fa attività di divulgazione, sarebbe che la gente, non dico che io non gli spiego la matematica, ma almeno gli fa capire che se sta a sentire per 10 minuti forse trova qualcosa di interessante, perché il problema è la cesura iniziale, cioè uno chiude il cervello col lucchetto e non dà l'inizio. Questo è tante cose. Questo qua è il problema, no? Sì, sì. Altre domande? Io mi sento finalmente in compagnia. Dopo quello che hai detto relativamente al fatto che vedi alcuni numeri chiari, alcuni numeri scuri, perché io sono in una situazione peggiore, tra virgolette. Io associo un colore a ciascun numero addirittura dei suoni e dei paesaggi e pensavo che fosse spontaneo per tutti e solo diciamo in tempi relativamente recenti, che posso dire 10-15 anni fa, parlando con colleghi ho trovato un certo stupore. Beh, sappi che una psicologa mi ha detto un nome questa cosa, una cosa molto rara ma un nome. Da 1 a 100 hanno un colore ben definito, non c'è alcun dubbio. E poi ci sono addirittura dei suoni, dei paesaggi. Ha un nome questa cosa. È una loro canzoncina, la loro sigla. Un tono, com'è? Da 1 a 100 hanno 100 colori diversi. No, da 1 a 10 sono neri, da 10, ma proprio li vedo, da 10 a 20 arancioni, da 20 a 30 ruggine, poi verde chiaro, giallo, blu, celeste, marrone, giallo e rosso, ma proprio. Secondo me quando se passa la classificazione Pantone però ci sono dei problemi. Se passa C si va a regalare. No, io ero convinto, a un certo punto ho pensato, dico, ma stai a vedere che da ragazzino alle elementari il maestro ci faceva colorare la cosa più spontanea, che so, il 2 con l'arancione, il 2 con ruggine, il 3 col verde chiaro, eccetera. Ho ritrovato il quaderno elementare manco per niente, c'è proprio una cosa probabilmente che c'ho dentro, chi lo sa, chi lo sa come. Però appunto. Però per esempio c'è un saggio molto bello di Antonio Bayat su matematica e poesia sul Times Literary Supplement 2007-2008, dove diceva questo fatto che lei associava, ed è un letterato, associava per esempio il numero al paesaggio.
E secondo lei questo dipendeva dal fatto che le rappresentazioni che si faceva in testa del cervello umano avevano simiglianze con i paesaggi di Turner, che era quello in mezzo ai quali era cresciuta. Naturalmente i numeri negativi, per esempio, sono molto scuri, ma lei perché non visto, cioè, siamo nell'ora del voto, quello è normale, no, quello è normale, ma poi improvvisamente i numeri molto positivi, io sono matematico, mi sto esprimendo così in modo scherzoso, i numeri molto positivi cominciano ad esserci come delle rapide, delle cascate, il senso di pericolo, sì, come no. Io mi ricordo aver visto una volta un servizio su uno di quei geni del calcolo, no? Quelli che mi dici 3722 per 12.433, te lo dicono così, no? E lui diceva che aveva un suo trucco, svelava il suo trucco, che era una cosa che per lui sembrava una cosa semplice, in realtà era folle, cioè sentirla, cioè che ogni numero associava una parola. Ricordo vagamente, però diceva che ogni numero associava una parola, quindi in pratica lui costruiva una frase. Quindi lui costruiva, se vedeva nella sua testa una frase, ogni parola corrispondeva a un numero e diceva il numero come veniva fuori, il risultato, però gli compariva praticamente la frase in testa, un meccanismo mentale che non so. Addirittura una corrispondenza bionica tra numeri e frasi. Cosa fosse legato. Infatti diceva, cammino per la strada con le mie mani, c'è una frase che surreale, che però traduceva praticamente il numero che aveva appena tirato fuori. E date curiosità. Se no, leggiamo un'altra poesia. Gianni Lodari, inventiamo dei numeri, inventiamo, comincio io, quasi 1, quasi 2, quasi 3, quasi 4, quasi 5, quasi 6, e troppo poco, senti questi, uno strabilione di biliardoni, un ottone di millantoni, un meravigliante e un meraviglione. Allora inventerò una tabellina. 3 per 1, 32 per 1, 3 per 2, bistecca di bue, 3 per 3, latte e caffè, 3 per 4, cioccolato, 3 per 5, malelingue, 3 per 6, notizie per bei, 3 per 7, torta a fette, 3 per 8, piselli risotto, 3 per 9, scarpe nuove, 3 per 10, pasta e ceci. Quanto costa quella pasta? 2 di latte e 2 lecchie. Quanto ce n'è qui a Milano? 1000 chilometri nuovi, 1 chilometro usato e 7 cioccolatini. Quanto pesa la lacrima? Secondo, la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quello di un bambino affamato pesa più di tutta la terra. Quanto è lunga questa favola? Troppo. Allora mettiamo in fretta altri numeri per finire, li dico io, la maniera di Modena. Unci, trinci, quara, quarenci, mirinci, un fandes. Io dico la maniera di Roma. Unzi, danzi, trenzi, quali colinzi, meriglinzi, riferate e dici. Quanto ti sei preparato per leggere questa cosa? Bravo, c'è una leggere che non mi va. Bravo. Grazie. Ci vediamo qua per presentare. Certo, quantomeno. Grazie di tutto.